identificato. Intanto al giorno d'oggi, come diceva qualcuno, c'è uscito alcune, faccio alcune citazioni. L'atto di certificare costituisce da sempre per il medico una delle incombenze quotidiane più frequenti, che una delle cause più frequenti di dubbi, perplessità e preoccupazioni. Tanto che un medico legale del 1926, un certo Bordi, scriveva già che questa di certificare è una chiave dolente destinata comunque del tempo a ingrandirsi. E così è stato. Nel tempo non ha fatto altro che aumentare. Non fosse altro per il fatto che l'esercizio della professione medica nel tempo è potuto assumere caratteristiche tali, sempre più pubblicistiche, assumendo pertanto la quota di medicina legale presente nelle quotidiane attività di qualsiasi medico. È aumentata anche in misura questa quota. Quindi oggi è sicuramente il certificato, il rilascio di esso, uno degli atti medici più richiesti, perché anche qui siamo in una realtà particolare in Italia. Tanto che un altro medico legale, un certo Franchini, nel 73 scriveva, lamentava più che altro, l'esigenza di certificati medici in Italia è veramente strepitosa, nel proprio discorso in quanto avviene in altri paesi, dove ogni passo che compie il cittadino in Italia deve essere accompagnato da un certificato medico, altrove no. Quindi per qualsiasi cosa si fa, dobbiamo accompagnare un certificato medico. È un atto che è una testimonianza scritta su fatti e comportamenti che siano tecnicamente apprezzabili e valutabili, dice che rimane meglio nel corso, la cui dimostrazione può produrre affermazioni di particolari diritti soggettivi previsti dalla legge, ovvero determinare particolari conseguenze a carico dell'individuo, della società e avente rilevanza giuridica oppure amministrativa. Perché il certificato medico è un atto che qualifica un fatto conferendo rilevanza nei confronti di terzi. È importante il concetto, ivi compreso il soggetto interessante, e produce effetti nella sua sfera giuridica e fanno fede che la prova tra il certificato. Come possa eventualmente qualificarsi il certificato medico rilasciato da medico? È necessario quindi che il contenuto rappresenti ciò che attesta i fatti dei quali l'atto è destinato assolutamente a provare la verità. Quindi, a prescindere dalla qualificazione del certificato stesso, che vedremo successivamente, può essere qualificato come, a seconda del soggetto che lo rilascia, può essere un atto pubblico, un certificato amministrativo oppure una scrittura privata, quindi a seconda di questa cosa qui, rappresenta un documento che contiene una dichiarazione scritta nella quale si attesta la sussistenza di fatti obiettivi riscontrati dalla percezione visiva, auditiva e intellettiva del medico nell'esercizio dell'attività professionale. Deve riferirsi quindi il certificato a dati oggettivi sui quali successivamente il medico costruirà la sua valutazione diagnostica e prognostica. La prognosi non assume rilevanza di certezza, rilevanza giuridica di certezza, essendo basato generalmente su criteri di probabilità. Possono implicare responsabilità penale, civile e non per ultime deontologiche. Vale la pena ricordare qui l'articolo 24, questo è il prossimo per vedere questi punti. L'articolo 24 del codice di deontologia medica recita: oggi il medico è tenuto a rilasciare alla persona assistita certificazione relativa allo stato di salute che attesta in modo puntuale e diligente i dati anamnestici raccolti e o i rilievi clinici direttamente constatati o soggettivamente documentati. Dunque, anche sul piano deontologico, il codice ci impone che il certificato risponda a dei requisiti, deve essere obbligatorio il rilascio. Ci deve essere un rigorismo obiettivo nella stesura del certificato e la diligenza nella valutazione da parte del medico. Per il medico massima diligenza attenta e corretta recensione dei dati e formulazione di giudizi obiettivi e scientificamente corretti. Quindi, fatti veritieri di cui il medico è venuto a conoscenza, fatti di stretta pertinenza, ovvero di rilevanza medica. La natura giuridica del certificato invece è riconducibile a un atto pubblico, quando questo rappresenta una certificazione obbligatoria, ad un certificato amministrativo quando viene dato da un esercente pubbliche funzioni, oppure da una struttura privata se è rilasciato in regime di vita professionale. Diverse sentenze della Cassazione hanno richiamato anche sul fatto che il medico stesso nel re nazionale, oltre che per il regime generale anch'esso, convenzionato, poiché svolge un'attività disciplinata da nome di diritto pubblico ed esercita poteri pubblicistici di certificazione, valeva un pubblico ufficiale e quindi pertanto articolo 157 codice penale. La stessa ricetta del medico convenzionato ha un doppio aspetto.
ha una natura per un lato di certificato per la parte ricognitiva e di anche di autorizzazione amministrativa perché deriva il diritto di utilizzare il servizio farmaceutico o sanitario in generale. Altro reato il quale si può incorrere è il falso materiale. Il falso materiale, quando il certificato viene contraffatto, ma soprattutto altamente mediante correzioni o aggiunte successivamente alla statura del certificato. Altri reati possono realizzarsi in relazione alla certificazione medica, possono essere la truffa, il concorso in essa, quando dalla certificazione, articolo 640 del codice penale, ne deriva un danno patrimoniale, per cui si può ricordare anche la redazione di una ricetta o una richiesta di accertamento biomorale o strumentale non giustificata. Quali sono quindi i dati per redigere un certificato in maniera corretta che dobbiamo riportare sul certificato? Intanto il medico deve redigere il certificato con carta intestata. In alternativa, se non ha carta intestata, ponendo un timbro che possa identificarlo con precisione. Quando deve fare il timbro, chiedete all'ordine, vi spieghiamo quali sono gli elementi caratteristici all'interno del timbro stesso. Debba ricordare, oltre nome e cognome, titolo di studio, la sede dell'ambulatorio dell'ufficio e il numero telefonico. Il dato più certo e univoco è sicuramente il posizione politica, chiaramente con la provincia d'appartenenza. Ogni ulteriore informazione deve essere comunque conforme al discorso interno della pubblicità medica. Ma oltre a questo abbiamo dei dati identificativi del paziente, cioè identificare con certezza che il paziente è diretto. Quali possono essere? Intanto, perché serve? Perché ci possono essere casi di possibile omonimia. E quindi è opportuno identificare il paziente non soltanto con il nome, bensì quantomeno con la data di nascita o meglio ancora con il codice fiscale. Non di meno, quando non si è sicuro dell'identità del paziente, sarebbe ancora più opportuno, come si fa spesso in medicina legale, chiedere un documento d'identità da annotare sul certificato stesso. Altro dato importante, data e luogo del certificato. Si attesta di aver visitato il signore in data e di aver accertato, quindi diagnosi e prognosi, la data di rilascio resta invece in ogni caso quella della compilazione. La compilazione, quindi, abbiamo detto che deve essere in maniera completa, chiaro, esattamente così come deve avvenire la richiesta di accertamenti diagnostici e la precisione terapeutica. Mi manca la diagnosi che ho finito. Che cos'è la diagnosi? Una valutazione del medico che deriva dalla interpretazione di alcuni parametri clinici, anamnestici, obiettivi, prognostici, strumentali. È necessario porre chiara distinzione tra diagnosi errata e diagnosi falsa, perché rileva anche i penali in maniera diversa. Un paziente che avrebbe elevato tosse di più di una crepitazio a una base polmonare può essere assolutamente riuscito a diagnosticare clinicamente una broncopolmonite. Qualora l'esame del diagnostico successivo dovesse sconfessare la tale diagnosi, si tratterebbe di un errore e non di falsità ideologica, perché le premesse per la diagnosi vi erano tutte, erano veritiere, erano due sintomi di un segno clinico compatibile.